amici carissimi, vi giunga il mio sorriso cordiale e affettuoso in questo caldo giugno nel quale celebriamo ora la solennità del Corpus Domini, cioè la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù. La festa del Corpus Domini ci ricorda la dinamica della relazione, cioè fino a che punto Gesù vive la sua ecstasis, il suo esodo da se stesso, fino a che punto la Trinità è tutta in tensione e in uscita verso l'umanità, fino al punto da voler non solo parlare a noi, non solo darci l'amore, ma Dio in Cristo Gesù, Eucaristia, vuole rimanere per sempre con noi. Nella sua fantasia straordinaria, Dio si è inventato un modo per rimanere sempre con noi, e questo modo è il farsi un boccone di pane, un pezzetto, un frammento di pane, perché il pane nutre, il pane ci dà la vita. Difatti continua ancora questo discorso sulla vita, è questione di vita. Chi crede alla vita, chi mangia questo pane ha la vita. Senza la fede nella nostra vocazione a modello della Trinità, senza la fede nell'amore incommensurabile, incondizionato e gratuito di Dio, noi viviamo come morti. Senza questo pane che ci nutre e ci dà orientamento nel cammino, noi siamo come morti. Ecco, Dio nella sua fantasia ha voluto trovare questo modo, perché a Dio non basta essere fuori di noi, a Dio non basta il suo abbraccio di amore e di perdono nei nostri confronti, ma Dio vuole prenderci dal di dentro. Dio vuole essere come una sorta di piccolo nucleare d'amore deposto nel nostro cuore. Santa Teresa di Gesù Bambino diceva un giorno, dopo aver fatto la comunione: «O Signore, lasciami dire che il tuo amore per me è arrivato fino alla follia». È il mistero di un Dio che si fa così piccolo, ma infinitamente piccolo, da diventare un frammento di pane, perché noi possiamo diventare frammenti di Dio e quindi davvero grandi, per imparare ad essere Eucaristia del mondo, pane che dà la vita nelle relazioni quotidiane, nell'esercizio del proprio dovere, nella preghiera, nella gioia di vivere in comunione con gli altri, perché l'Eucaristia è un frammento che dividendosi unisce, perché lo stesso pane, cioè lo stesso Dio di cui io mi nutro, è il pane, è Dio di cui si nutrono tutti gli altri fratelli e sorelle. E dunque dividendosi unisce, è il mistero proprio dell'Eucaristia che noi celebriamo in questa festa del Corpus Domini. Difatti la Chiesa ci presenta questo discorso di Gesù sulla pianura di Cafarnao. E siamo al capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni. E per ben 6 volte Gesù parla di questo pane, del suo essere pane che nutre. Ma per ben 9 volte Gesù parla di pane vivo, di vita, di vivere. Dunque 6 è un numero limitato, dice
dice finitudine, perché sei è il numero dell'uomo. Il sesto giorno l'uomo è stato creato e Dio dà all'uomo il pane adeguato alla sua finitudine, ma nove volte è la vita. Questo pane serve a vivere, a ritrovare il gusto e il senso del vivere. Non è un pane dunque che conduce alla morte, ma conduce alla vita. E allora cosa dirvi? Io vi dico, fate dieta di altro pane, ma non fate dieta del pane che è Gesù Eucaristia, perché qui si rivela il mistero di un Dio che non solo è amore per noi e chiede a noi di essere amore per Lui e per gli altri, ma è di un Dio che rimane in noi perché vuole che noi rimaniamo in Lui. L'Eucaristia è questo innesto del divino nell'umano e dell'umano nel divino. Viviamo da Dio. Arrivederci.